Fratelli e sorelle, buonasera. Tan sencillo como este saludo es el lenguaje y el estilo de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Así lo explicó el pasado 8 de abril el cardenal Christoph Schönborn durante la presentación de este tan esperado documento. Es un texto para mí bellísimo. Puedo decir que a veces nuestros documentos eclesiásticos son un poco faticosos de lectura. Nonostante la lunghezza de este texto e di lettura bellissima. Amoris Laetitia nace de la síntesis de los documentos conclusivos de las dos asambleas sinodales sobre la familia. Está compuesta de 9 capítulos, subdivididos en 325 números con 391 notas, para un total de 262 páginas. Es un precioso documento en donde el Santo Padre define el amor en la familia. Veamos algunos puntos claves presentados por el secretario general del Sínodo de los Obispos. Lo spazio dedicato all'amore e alla sua fecondità, in particolare nei capitoli 4 e 5, rappresenta un contributo originale sia per il contenuto generale sia per il modo di esporlo. Al vescovo è attirato il compito di condurre il popolo di Dio. Ne consegue che il vescovo, attraverso i presbiteri e operatori pastorali adeguatamente preparati, disponga servizi appropriati per coloro che sono in condizione di disagio familiare e di crisi di famiglia. È comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico applicabile a tutti i casi. E dal momento che, come il Sinodo ha affermato, il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, occorre procedere con un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari. I battezzati che vivono in una seconda unione devono essere integrati e non esclusi. L'esortazione al riguardo è molto chiara. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo. Non limitandosi alle cosiddette situazioni irregolari, l'esortazione quindi dischiude l'ampio orizzonte della grazia immeritata e della misericordia incondizionata per tutti in qualunque situazione si trovi. Questo documento per me ci sono delle vere novità, ma non delle rotture. La Chiesa è in cammino, quindi la questione anche sinodale che è importantissima. Non è che si chiude mai. Stiamo camminando, andando avanti con delle certezze, che è la rivelazione, che è naturalmente tutto quello che è la tradizione della Chiesa. E il discorso continua. Ma noi siamo certi di quello che abbiamo. In questo senso che non è chiuso, è aperto, perché i teologi sono proprio il loro incarico e professione di approfondire ancora la dottrina, e quindi ecco perché continua, è una forma dinamica. Quindi siamo arrivati, il Papa parla anche dei passi, questo è un passo, dobbiamo fare con i passi a tutti i livelli, sia nelle famiglie sia nel rapporto con le persone, quindi anche nel campo, diciamo, della ricerca biologica e della profondità. De esta manera se llevó a cabo la presentación oficial del documento con la exhortación apostólica de Papa Francisco. Sin duda se trata de un punto de partida importante en donde el Papa invita a la apertura aún más del debate en torno a esos cambios necesarios según su criterio en la Iglesia Católica para la construcción de ese camino de misericordia necesario para el acercamiento de la Iglesia a sus fieles, más allá de los conceptos abstractos. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo en Roma.